il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Prego, signorine, prego, signori, grazie. Siamo un po' tutti tesi per paura che qualcuno se ne possa andare. Però abbiamo detto che se qualcuno se ne va, ce ne diamo già anche gravata. Tutti via. Salute. Siamo un gruppo e quindi ho tutti o nessuno. Siamo alla vigilia della terza settimana e io avrei voluto parlarvi di futuro, di prospettive, di novità, ma ovviamente non si può andare avanti con questo atteggiamento. Ci sono quattro persone che in particolare ostacolano molto più di altri lo svolgimento della vita scolastica nell'istituto. Signor Crivellini, si alzi. Lei disturba sempre. Siete scostumati. Non si gratti la testa. Provi almeno a stare un po' composto. Signor Bettin, si alzi. Il suo arrivo, tardivo, mi ha dato però la possibilità di notare che proprio la sua presenza ha turbato la vita scolastica. Signorina Scarano, lei non ha il minimo senso di rispetto nei confronti dell'autorità. Sì, ma no, le ho detto di parlare. Una cosa non ti sta bene, tu la devi dire. Signorina Morabito, lei devasta le aule e questo... Se per lei è una scritta di bastare, potrebbe cortesemente tacere, signorina Morabito. Ed è la prima, non parlo a caso, ad aizzare gli altri. Ma la questione più grave, signorina Morabito, è ancora da venire. Ho appreso che lei ha apostrofato con termini inaccettabili e irripetibili il signor sorvegliante. Lo conferma? Ho detto vaffanculo! Benissimo! Ma io stavo Silenzio! Male. Lei sta zitta, signorina! Lei sta zitta! Non sto zitta! Non sta zitta! Benissimo! Signorina Morabito! Signorina Morabito, lei ora lascia il collegio! No, signorina no, Morabito, no, no, fermi tutti, ascoltatemi bene. Signorina, signorina, si sieda. Ascoltatemi bene. La signorina lascia il collegio. Se provate ancora a fare qualche cosa di collettivo, vi comunico fin d'ora che insieme alla signorina Morabito se ne andranno il signor Crivellini, il signor Bettin e la signorina Scarano. È chiaro? È detto ed è già deciso. Segua la sorvegliante, signorina Morabito, e voi gentilmente uscite con me. Cioè, raga, perché ho detto vaffanculo, me ne vado. Ma vaffa... Glielo dico a lei, ma vaffa... Tanto me ne vado in bellezza almeno, ok?